Per pedonalizzare la Fontana Luminosa abbiamo risolto il problema storico di far passare via Castello, diciamo così, all'altezza via del Crocifisso, quella sotto, per intenderci dove stava la CGL, e di interrare il tratto da Viale Luca degli Abruzzi al Viale Gran Sasso. In questo modo la Fontana Luminosa diventerà una piazza pedonalizzata, senza più. Perché per oggi non è mai, fino ad oggi era un parcheggio, era un terminal, non ha mai svolto questo ruolo. Quindi diventa questa grande piazza pedonalizzata che sarà lievemente parco con degli alberi, mentre l'area di Renzo Piano diventa parco piazza, quindi diventa un'unica lettura. Sotto che cosa viene? Questo è un project financing, sotto di fronte alla collinetta verranno i parcheggi per i residenti pertinenziali, dopodiché vi saranno 1000 metri di negozi pertinenziali, perché è un project financing per cui che verranno nell'angolo, diciamo così, del tratto terminale di Viale Ovidio, che saranno però negozi di vicinato, vale a dire tutta una serie di servizi rivolti a chi? Soprattutto all'università. Io vi ricordo che adesso l'Università degli Studi dell'Aquila ha comprato tutto l'ex San Salvatore. Lì si pensa non solo di portare il rettorato, ma addirittura si sta ragionando di portare lì addirittura l'archivio di Stato e la stessa biblioteca provinciale o una parte della biblioteca provinciale. Quindi questo vorrà dire che avremo necessità di alcune attività commerciali rivolte agli studenti, non centro commerciale quindi, ma i negozi di vicinato, per cui l'effetto quale sarà? Di portare il centro storico di fatto in questa grande piazza che sarà il Belvedere che ti permette di vedere la città, in particolare il Gran Sasso.